Ciao a tutti, benvenuto alla prima fiera virtuale del Libro Italia. Adesso l'autore Luigi Gentili presenta il suo libro Economia Liquida. Lui sarà accompagnato dall'autrice Joanna Longawa. Vogliamo anche ringraziare a Libertad Betancourt, coordinatrice e ambasciatrice culturale, per questa intervista. Grazie per essere con noi, avanti per favore. Grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo, come ha detto Elisabeth, Joanna Longava, sono giornalista e l'autrice del libro Le prove dell'esistenza che questo venerdì potrete già vedere qui sulla presentazione alla fiera. Sono anche l'ambasciatrice della fiera. Questa sera sono stata invitata a presentare il professore Luigi Gentili e il suo ultimo libro L'economia liquida, lo sviluppo nell'instabilità. Insieme a lui, che poi vi devo dire che siamo pure amici da vari anni, ci conosciamo da vari anni, allora permettetemi che ci diamo del tu. E insieme a lui vogliamo ringraziare agli organizzatori della fiera, a Cesar Salvatierra, Aldo Morales e all'ambasciatrice culturale già menzionata prima, Libertad Betancourt. Buonasera Luigi. Buonasera. Come stai? Bene, bene, grazie dell'invito per questa splendida serata, per questa splendida fiera che state organizzando. Grazie. Io adesso leggerò, perché non voglio sbagliarmi, un po' di informazioni su di te, così chi non ti conosce può conoscerti. Allora, Luigi Gentili è sociologo e saggista, è docente presso l'Istituto Pantheon Design and Technology, è direttore del CEIMA, Centro Studi per l'Innovazione Manageriale, si occupa di management, mass media e sviluppo economico. È autore di diversi libri dove affronta i temi dell'innovazione e della governance organizzativa, con particolare attenzione alle reti d'impresa e agli agglomerati produttivi. Qui anche vorrei citarvi qualche titolo del libro già scritto prima dell'economia liquida, e sono Ripartire dalla crescita, le reti d'impresa per lo sviluppo economico, Homo Mediaticus, mass media e culto dell'immagine, Elite, dirigenti, gruppi di vertice nel capitalismo olonico, innovare il management, l'arte di dirigere nell'era del caos e il potere della leadership e anche lo shock politico. Ce ne sono tanti libri, Luigi, hai Sì, scritto proprio un'enciclopedia sull'economia, vero? ma anche sui mass media, tra l'altro, la leadership è abbastanza variegato, non è solo l'economia. Sì, tratti vari temi, esatto. Allora, già l'abbiamo detto, il titolo del tuo libro di cui parliamo qui adesso è L'economia liquida, lo sviluppo nell'instabilità, il tema molto, molto attuale. Io ti volevo chiedere la prima domanda, perché la prima cosa che sale all'occhio è il titolo, che ovviamente è un riferimento allo sociologo polacco Zygmunt Bauman, che tra l'altro è un autore di culto, il suo libro Società liquida. Allora perché? Perché questo riferimento? Sì, è una coincidenza veramente, perché diciamo che rispetto all'impostazione di Bauman, essendo anche io un sociologo, uno vorrebbe pensare che è uno sviluppo del suo pensiero, invece no, nel senso che Bauman è un sociologo, però è più orientato verso la cultura, quindi gli aspetti culturali della società. Io invece in questo libro in particolare sviluppo molto la dimensione economica della società, sempre da un punto di vista sociologico, naturalmente. E il tema liquido dipende dalla società in cui stiamo vivendo, perché è una società molto fluida, molto, molto mobile. E questo naturalmente si ripercuote anche sull'economia, anzi, forse l'economia stessa che rende la società così fluttuante, perché oggi con il capitalismo che sta implodendo, con la globalizzazione che sta avvolgendo un po' le nostre esistenze, tutto quanto diventa un po' inconsistente, imponderabile. Quindi è difficile percepire il cambiamento che stiamo vivendo e che stiamo subendo, perché la globalizzazione sta modellando i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti. E questo lo dimostra anche la crisi pandemica, perché anche la crisi Sì. stiamo vivendo. Anche quella sanitaria, anche se, anche, Sì. se è sociale e economica, anche la dimensione sanitaria, comunque vediamo che
il virus circola a livello globale, viaggia con l'economia, con le persone, con i processi dei trasporti, per cui è anche la crisi stessa un ulteriore passo verso questo che io chiamo globalismo, cioè una formazione sociale che va. Sì, adesso parliamo ancora tra poco, se no racconti tutto il libro, aspetta, ancora vorrei che fai una piccola somma, perché non tutti ovviamente i lettori sono esperti in economia, per spiegare proprio questo liquido, questa economia liquida in qualche parola, che cosa vuol dire? Liquido significa che si basa sugli scambi, sulle transizioni. Una volta la ricchezza si produceva attraverso la ricchezza economica si produceva attraverso i sistemi produttivi, le fabbriche. Invece adesso la ricchezza si crea attraverso gli scambi non solamente finanziari, ma anche produttivi e anche di immagini. Ad esempio, il branding non è altro che un sistema di scambi di simboli tra le persone, tra le imprese, tra i gruppi sociali. Quindi liquido significa fluttuante, cioè un sistema economico che si basa attraverso gli scambi tra diversi soggetti economici che creano delle reti dinamiche, globali, che si modificano continuamente. Ok, invece tu l'hai detto, non dico adesso, ma nel libro, che il capitalismo diventa antiquato, è arrivato al capolinea, e anche qui, quali sono le riflessioni su questo argomento, quelli del libro? Che cosa, perché capolinea? Spiegaci anche quello. Allora, il fatto che il capitalismo sia tramontato, o meglio, stia tramontando, non è un tema nuovo, perché già Karl Marx nel Capitale scriveva che il capitalismo sarebbe affossato. Il discorso è che oggi con la globalizzazione il sistema capitalistico classico in cui c'è un imprenditore che investe del capitale per ottenere un profitto, e questo è il processo che si trova alla base del metodo di produzione capitalistico, è tramontato, perché la ricchezza, come prima vi anticipavo, si crea attraverso non più un investimento razionale al fine di una lavorazione di prodotti o servizi per guadagnare un profitto, ma viene messo in campo dagli scambi stessi. Quindi anche la formula tipica che diceva Marx del capitalismo come sistema produttivo viene modificato con un sistema di scambio. Hai visto? La storia sempre ritorna. Allora, qui un'altra cosa, perché già l'abbiamo detto, parlavamo dei tempi di Covid, la pandemia. Infatti, in questi tempi in cui viviamo adesso, come descriveresti l'economia, ma in generale, non solo italiana, l'economia dei tempi di Covid? Che altro potresti aggiungere? È un'economia fortemente in crisi. Per quale motivo? Perché non è una crisi economica come quelle classiche, che può dipendere da uno squilibrio produttivo o finanziario, ma è una crisi legata che dipende da un'altra crisi, che è una crisi sanitaria. È una crisi di cui noi non conosciamo l'evoluzione. Quindi è difficile governare questa crisi economica perché è ancorata a una crisi sanitaria, un fatto inedito nella storia, perlomeno di queste produzioni, che non ci permette di governare il sistema economico stesso. Per cui è difficile, tutti gli strumenti classici che noi utilizzavamo, Keynes compreso, che ci permettevano di governare la crisi, oggi sono difficili da applicare proprio per questo motivo, perché noi non riusciamo a gestire il meccanismo economico in quanto le cause sono fuori dall'economia stessa. Può sembrare un paradosso, ma è così. Per cui non siamo pronti e dovremmo studiare nuove regole, nuovi metodi di economia e anche di management per poter gestire questo sistema, che poi si ripercuote anche nelle imprese, nella vita dei professionisti.
Ma ovviamente non possiamo ancora dire tanto perché, come dici, non sappiamo nulla come si svolgerà tutto questo processo, però più o meno già qualche presentimento ce l'avrai, no? Sul futuro dell'economia. Io vorrei chiederti proprio cosa si devono aspettare le prossime generazioni, infatti, quando entreremo nella fase post-Covid. Dovranno aspettarsi un mondo diverso, un mondo in cui si lavorerà sempre più in rete, Sì, allora sempre puntiamo sul virtuale. sul virtuale, sulla capacità di relazionarsi in modo positivo e anche all'interno di filiere produttive tra loro integrate che ci permettono di completarci e di creare sinergia tra le nostre azioni. E questo sia a livello virtuale, infatti ci sono nuovi settori dell'economia, pensiamo all'e-commerce. L'e-commerce adesso si sta sviluppando e sta trasformando anche il sistema dell'economia stessa. Tu Nello stesso potresti. tempo anche a livello interpersonale, perché le nostre esistenze saranno sempre più interrelate con quelle degli altri. Non so se è una buona cosa. Qui ci Però vorrebbe proprio uno psicologo. purtroppo non sempre ne siamo consapevoli, questo, perché i nostri stili mentali sono ancora basati sull'individualismo, Sì. quindi non siamo neanche pronti a livello di No, 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 atteggiamento. infatti. Ma invece passiamo dal macrocosmo al microcosmo, visto che la fiera del paese bellissimo, il paese di Dante, che è il patrono, no, della fiera, parliamo un secondo solo, perché certo non è bello parlare della politica, però visto che la situazione è cambiata tanto in Italia, proprio tra un giorno e l'altro abbiamo un nuovo premier, tu pensi che comunque, anche cambiando il governo, perché Mario Draghi è famoso come, no? Famoso personaggio, e tutti sperano che cambi questa economia, ma secondo te può fare miracoli? O Allora, l'economia. sicuramente in qualche modo può migliorare la situazione, visto la sua esperienza? Allora, sicuramente la migliorerà perché i politici stessi si sono trovati all'improvviso all'interno di questa crisi globale difficilmente gestibile. Per cui si è creato anche un problema di governance a livello unitario, perché quando ci sono delle crisi gravi. Come dicevo prima, lavorare in rete, bisogna mettere tutti quanti in sinergia e questo non poteva fare naturalmente un singolo partito, ma serviva una sovrastruttura capace di mettere insieme e creare sinergia tra diverse componenti, perché le crisi complesse possono essere gestite solamente da sistemi politici complessi. Poi, naturalmente, quando andrà via la pandemia sicuramente tutti quanti ritorneranno uno contro l'altro, ma in questo momento era l'emergenza stessa che implicava questa nuova Mossa, sì. lezione di governance. No, allora vedi, sei ottimista, mi fa piacere. Allora c'è ottimismo in Italia. Bene. Dobbiamo essere ottimisti, Sì, altrimenti. dobbiamo pure, anche nella guerra contro il Covid, no? Sempre, sempre ottimisti. Ok, allora da economista e sociologo, già l'hai detto più o meno come cambierà l'economia del mondo, questo l'abbiamo già raccontato. Invece l'ideologia della globalizzazione, qui vorrei tornare all'aspetto, a quel tema che hai toccato prima. L'ideologia della globalizzazione diventa per te una formazione sociale e una struttura economica. Spiegalo meglio. Sì, questa è anche la differenza tra me e Bauman, visto che prima l'avevi Bene, allora facciamo adesso tirato in le ballo. differenze. Il titolo è in comune, però poi ci sono delle differenze, va bene. Allora, io parto dal globalismo. Cioè, secondo Bauman, l'ideologia che governa la globalizzazione è il globalismo. Sì. Quindi un sistema culturale che legittima una sovrastruttura, che legittima una struttura, cioè un sistema economico, detto in termini semplici.
Quindi si ferma a livello culturalistico, cioè nel senso che il globalismo come un'ideologia che governa un sistema economico. Io nel libro vado oltre perché dico sì, il globalismo è un'ideologia, una sovrastruttura, ma ogni sovrastruttura è anche una struttura, cioè non è che le due dimensioni sono sciste, perché Bauman sempre si preoccupa troppo della parte culturale, ma poco della parte economica. La parte economica invece è importantissima perché le due dimensioni interagiscono. Qualsiasi società è formata da cultura e economia, non puoi scindere. Quindi ho cercato anche di andare oltre e affermare che il globalismo è una dimensione ideologica, ma anche una formazione sociale, cioè un apparato produttivo e di rapporti produttivi che hanno una loro caratterizzazione. E questa unione tra struttura e sovrastruttura, tra cultura e economia forma il globalismo. Quindi non solo la dimensione culturale come Bauman, ma una dimensione un po' più complessa in cui interagisce la cultura con l'economia stessa, che sta cambiando naturalmente. Ok, tu potresti raccontare qualche esempio di così per far più vicino quel concetto a sempre prendo in considerazione le persone che non Certo, conoscono l'economia, certo. ovviamente. Allora, se noi consideriamo il globalismo, come stiamo affermando, un modo di evoluzione del capitalismo stesso, cioè il capitalismo globalizzato, oggi ci sono già dei luoghi in cui il capitalismo non esiste più. Siamo entrati già nel globalismo. Vogliamo fare degli esempi? Facciamo degli esempi. La Esatto, facciamo Silicon Valley in California, un esempio. Ah, sì. Wall Street. Hollywood, la City di Londra, sono già dei luoghi, Dubai, sono già dei luoghi in cui il capitalismo è tramontato, siamo entrati già nel globalismo, siamo nel futuro presente, in un certo senso. E tutto quello che vi ho detto per quanto riguarda i sistemi produttivi e gli scambi globali, lì sono già presenti e funzionano. Invece una domanda un po' fuori dal contesto. Adesso nel mondo, come se tu dovessi fare la mappa dell'economia, quella che si sviluppa molto bene, quali sarebbero, non so, i primi paesi più sviluppati, ecco così, Allora, economicamente, proprio sì. se potrei, o magari dici qualcuno che è sulla cima e quelli che sono proprio gli ultimi, se potresti dare questo pure esempio. Allora, se io avrei dovuto rispondere a questa domanda prima del Covid, Ecco, avrei esatto, dato delle dobbiamo risposte un po' specificare, diverse, sì. ma il Covid ha un po' rimescolato le carte. Allora, prima del Covid, facciamo così perché infatti adesso non No, capisco però, nulla. per un momento. Adesso con il Covid l'unica economia che sta crescendo è la Cina. Vaccina. Ora, siccome molti stanno iniziano ad affermare che la Cina stia addirittura superando gli Stati Uniti e tra alcuni anni lo farà a livello di reddito, cominciamo a chiederci, ma il modello cinese funziona o non funziona? Evidentemente, come tutti i modelli economici, ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Noi conosciamo molto poco della Cina, ma la Cina ha un sistema, non è solamente l'apparato comunistico, statalistico, come tanti pensano. La Cina è formata da una dimensione sociale dove ci sono delle reti, parlavamo delle reti, anche se sono reti informali, create da famiglie, da amici, da persone che si conoscono e continuano a lavorare anche all'estero, collegandosi uno accanto all'altro. Quindi da noi, dalla Cina, abbiamo molto da imparare. Certo, ci sono alcuni aspetti sull'economia che vanno corretti, assolutamente, ma ci sono anche altri aspetti, e noi dobbiamo essere in grado di fare questo, di prenderli osservandoli e valutandoli, perché se la Cina sta crescendo e attualmente è l'unica economia che viaggia in termini positivi, evidentemente ha qualcosa all'interno, ma all'interno della società, attenzione, no, nelle imprese, nelle fabbriche o negli apparati di Stato, nel sistema sociale, nei rapporti tra le persone,
tra le famiglie, tra i clan, perché la dimensione familiare è molto più Ma non è più coesa. chiusa, i cinesi li sempre, vediamo anche qui in Italia, sempre un po' per conto loro, vero? O mi Sì. sembra? Sembrano a volte delle caste. Infatti i miei colleghi sociologi la chiamano una società incappucolata. Dentro, Ecco. e all'estero si vede, perché comunque è una cultura talmente forte che è difficile scardinare, per cui si portano dietro il loro mondo anche quando vanno fuori. Sì. Poi sono famosi anche non solo, vabbè, l'Europa già, l'Italia è conquistata, l'Europa non saprei, però ci sono ovunque, penso, ma anche in Africa hanno investito moltissimo, vero? Perciò come dici tu, si espandono sempre, sempre di più. Ma anche in Europa comunque, perché ci sono dei paesi, tra cui la stessa Germania e Francia, hanno già firmato degli accordi abbastanza corposi con la Cina. Ma in Africa, poi in Africa non ne parliamo, perché in Africa stanno investendo molto, stanno investendo nelle infrastrutture, quindi non giocano sulla speculazione economica come molti altri stati. Quindi anche questo aspetto, certo, ci sono anche gli aspetti negativi, soprattutto quelli legati ai mercati, a dei sistemi economici, soprattutto rurali, oppure nelle boccate delle città, dove ci sono anche dei sistemi igienici poco seguiti. Ci sono molti aspetti negativi anche nella Cina, attenzione. Io adesso stavo parlando di aspetti positivi, perché parlavamo di sviluppo, e quindi noi dobbiamo essere anche capaci di prendere gli aspetti positivi e quelli negativi, separarli e poi quelli positivi, valorizzarli. Dobbiamo essere Sì, anche capaci. magari fare così, esatto, perché il modello cinese non credo che si possa adattare in tutto, per esempio agli europei o altre nazionalità, perché comunque abbiamo delle culture diverse, però No, come certo. dici tu ci si deve comunque osservare e imparare. E dopo la Cina, ok, adesso abbiamo Cina numero uno, invece i paesi che l'hanno presa molto male questa situazione. Stanno crollando. Quali Allora, i paesi sono? hanno messo in questo momento, mettiamo da parte l'Africa, perché è un po' un paese emarginato alla periferia della globalizzazione. Quindi non so l'Africa come potrà evolvere, soprattutto l'Africa subsahariana. Non so come potrà evolvere nei prossimi anni, perché, ripeto, è stata emarginata dal sistema globale. Evidentemente, forse i paesi che hanno più risentito, soprattutto a causa del Covid, sono i paesi dell'America Latina. Là, veramente, per via del Covid, una situazione che era già tragica, perché i paesi dell'America Latina hanno dei grossi problemi strutturali. I Beh, i Covid. nostri organizzatori, scusa Luigi che ti interrompo, i nostri organizzatori sono di Perù, pure là, Ah, vero? La ecco, situazione anche se il Perù non ne ha è bella. risentito, anche se ci sono dei paesi, forse il Brasile e l'Argentina ne hanno risentito un po' di più. Comunque anche il Perù, certo, anche il Perù, però credo che in questo momento l'Argentina e il Brasile forse hanno avuto delle ripercussioni maggiori. No, io penso che l'Argentina già anche di prima praticamente Sì, no, sta infatti portando diceva, quel bagaglio ancora da. avevano già un'economia fragile, infatti. Sì. Mentre in Europa, se vogliamo parlare Altri d'Europa, in paesi Europa, europei, sì, quali per esempio? Così, allora, curiosità. in Europa ho i paesi più deboli è la Grecia, lo sappiamo ormai e lo diamo per assodato. Poi dopo la Grecia c'è il Portogallo che ha seri problemi. E anche l'Italia comunque sta soffrendo molto, perché l'Italia ha un debito tra i più alti e anche un sistema di produttività molto basso, perché l'Italia non ha solamente un grosso debito, ma anche una produttività bassissima, quindi forse una delle più basse d'Europa. Quindi bassa produttività, alto debito, la rendono molto, molto fragile. Quindi sta soffrendo molto più di altri paesi, come ad esempio la Germania o i paesi nordici, che indubbiamente se la cavano meglio.
potrebbe cambiare questa produttività in Italia, visto che è un paese comunque ricco di tutto. Strano che se la cava così male. Voi avete tutto qui. Sì, infatti abbiamo tutto, però c'è questo problema che caratterizza il nostro paese già da diversi anni. C'è un dibattito tra le diverse correnti di economisti che non trova pace, che ognuno ha la sua diagnosi. Come i virologi in Italia, Come ognuno dice un'altra cosa. i virologi, non si riesce ad uscirne da questa. Poi ognuno ha sue. Io naturalmente ho la mia tesi, che è diversa da molti altri. La mia Dì tesi la è tua, che, sì. allora, secondo me in Italia ci sono troppe piccole e microimprese. Ma tu dici quelle familiari, vecchie, così Sì, da padre a figlio. sì. E nelle imprese piccole e micro non si lavora senza nessuna conduzione manageriale. Il management viene messo da parte, si improvvisa giorno per giorno, e questo è un grosso handicap, perché non permette all'azienda di pianificare il futuro. Se tu non pianifichi il futuro, la produttività non aumenterà mai. E Ma questo è allora, il problema. forse si dovrebbe investire proprio nelle lezioni o all'università, sviluppare più direzioni manageriali, infatti, per No. imparare, non so, che cosa Dovrebbe, allora, consigli? no, le imprese, non tanto lezioni universitarie, allora, le piccole e micro, poi, perché possono piccole e Sì. micro, neanche medie, magari possono medie, le medie sono quelle più forti, per cui, soprattutto negli ultimi decenni, serve una nuova classe dirigente manageriale a livello diffuso. A manager, non tanto di piccole imprese, perché queste comunque sono talmente piccole e micro, che in questo momento fanno anche fatica a pagare lo stipendio a un manager professionista. Quindi le imprese stesse devono fare un salto culturale, e da atomi, perché sono tutte separate una dall'altra, devono lavorare in reti, devono mettersi in rete. Questo non è facile. Cioè, non è facile creare delle reti, poi delle reti efficienti, perché tante volte si pensa che sono le reti, invece non sono delle reti, ma sono dei sacchi di patate, cioè imprese messe accantonate una vicino all'altra, che non fanno rete, cioè non creano una filiera congiunta tra di loro. Quindi servirebbe un salto culturale, che con la globalizzazione, come dicevamo prima, è indispensabile, perché gli esempi che prima vi ho fatto, Silicon Valley, Wall Street, sono tutte imprese una collegata con l'altra. Non esistono imprese separate, atomizzate come nel nostro, ma questo anche in altri paesi. Adesso parliamo dell'Italia, perché in Italia, tra quelli occidentali, è uno dei problemi più marcati. Quindi bisogna superare questa struttura polverizzata dell'economia e cercare di creare delle aggregazioni, quindi creare delle reti e investire anche nelle aree sistema, cioè nei distretti, nei cluster territoriali. Ah, c'è tanto da fare, mi sa. Sì, c'è molto Qui da ci fare. vorranno più di 100 anni, forse. Comunque, No, ce la no, faremo. No, tu dici che no. no. Il tempo oggi è Va bene. accelerato, quindi se noi Allora, va riusciamo bene. a creare le condizioni giuste, poi i tempi di risposta sono molto più veloci, perché un altro degli aspetti del globalismo è che il tempo ha preso ad accelerare, non è più il tempo di una volta, per cui anche le ripercussioni delle nostre azioni sono molto più veloci. Bene, bene, allora mi fa piacere. Invece qui prima parlavi infatti di manager, ma c'è un manager o italiano o non necessariamente italiano che tu ammiri? Sì, ce n'è più di uno che a mio in modo particolare è Adriano Olivetti, perché Racconta quello che fa. Adriano Olivetti è stato una persona che ha capito l'importanza della comunità, quindi di mettere insieme le persone, del territorio, della cultura locale e della visione ampia dell'economia. Quindi sicuramente è un personaggio che può essere rivalutato anche a livello manageriale, non solamente come
come personaggio politico o come personaggio culturale. Cioè, la dimensione manageriale di Olivetti dovrebbe essere utilizzata anche come case di studio all'interno delle business school. Solo lui? Hai detto che ci sono No, ci vari. sono anche altri, c'è Enrico Mattei, ad esempio, che è stato un altro grande manager nel nostro paese, ma ce ne sono Va tantissimi. bene, allora diciamo così, siccome abbiamo solo 5 minuti, diciamo che il prossimo libro racconterà di più su questo tema, chi sarà curioso lo legge. Luigi, tu potresti dirci dove i tuoi fan, i tuoi seguitori possono osservarti, seguirti, non so, scriverti se vuoi. Darci Certo. qualche indirizzo, dove ti si può Sì, contattare, allora, trovare. innanzitutto sono nei social media, in modo particolare su LinkedIn, quindi se andate su LinkedIn, scrivete Luigi Gentili, sicuramente mi trovate. Poi ho anche un mio blog che è luigigentili.com e mi trovate anche lì. Quindi penso che questi due strumenti sono strumenti in cui interagisco con le persone. Velocemente, su che cosa lavori? Il prossimo libro, puoi Ho il svelare qualcosa? prossimo libro, lo sto scrivendo sul branding, perché il branding secondo me è la nuova forma di comunicazione mediatica. Quello scambio di cui parlavi prima, no? Sì. L'economia dei simboli e dei segni. Questo è interessante, bello, mi Quindi sto piace. lavorando adesso su un libro sulla brand economy, sull'economia dei brand, perché penso Ok. sarà il futuro nella comunicazione. Sì, tra poco torneremo alla simbolica, alla iconografia, no? No, ma ovviamente scherzo, speriamo di no. Comunque ti ringrazio Luigi, sei Grazie. stato gentilissimo, ci hai spiegato tante cose. Il tuo libro Economia liquida, lo sviluppo nell'instabilità è molto interessante, invito a tutti a leggerlo. E ringraziamo alla fiera e a tutti voi e buon proseguimento a tutti. Grazie. Dell'ospitalità, grazie a tutti. Grazie Luigi e Joanna per essere con noi. Per ora il tempo è scaduto, ma per tutti quelli che ci vedono, vogliamo ricordarvi che il programma della prima fiera virtuale del libro continua. Per favore, rimanete con essi. Arrivederci.